Monzello, mercoledì 1 febbraio 2023. Il Monza apre le porte degli allenamenti al pubblico per la seconda volta in due settimane. A noi fa piacere che i tifosi vengano qui al campo, quindi è un'iniziativa che la riproporremo assolutamente sì. Lo aveva anticipato proprio Mister Palladino alla vigilia di Juventus-Monza, che evidentemente ha portato talmente bene da volerla riproporre subito la settimana seguente. Avere il loro sostegno, il loro calore, autografi, foto, è stato molto bello, che lega e crea anche un senso di appartenenza da parte dei giocatori. Presenti al centro sportivo dai più grandi ai più piccoli, per un totale di circa 320 tifosi, alcuni dei quali hanno avuto anche la fortuna di scambiare qualche battuta con l'amministratore delegato Adriano Gagliani. La cravatta gialla l'ho regalata a Palladino. Ce l'ha il mister. Non l'avete? No, giuro. Giuro. Certo, ma gliel'ho regalato a Palladino, perché prima della partita gli ho detto che se faceva il risultato con la Juve gli regalavo, infatti l'ho tolta, non ho ancora rimesso, però lunedì ce l'avrò, quindi lunedì ce l'ho di sicuro. E quindi grazie. Assolutamente, dobbiamo stare tranquilli. No, ma guardi, la salvezza tranquilla è già un grande risultato. No, ma la salvezza dobbiamo è un grande risultato. Certo, è vero. Poi si arriva qualcosa. No, sognare sogno anch'io. La dico, è una meraviglia. Pensare dove eravamo. Io la prima trasferta che ho fatto, quando abbiamo preso Monza, 2018, è Ravenna 1, Monza 0. La prima. L'ultima è Juventus 0, Monza 2, insomma, così le capiamo.